Dopo 9 giornate di campionato, Pescara al comando del girone B in splendida solitudine, 2 punti di vantaggio sulla coppia Ternana Intella, 4 su Torres e Arezzo, ma anche con una gara da recuperare. Gli Umbri hanno pareggiato a Sassari, i Liguri sono stati fermati in casa dalla Vis Pesaro. Per i biancazzurri 7 vittorie e 2 pareggi, un trend da urlo, mai così bene negli ultimi 50 anni, primato figlio di equilibrio e solidità. Tuttora imbattuto, il Pescara cambia passo il ritmo nella ripresa, a certificarlo i numeri, 11 gol su 13 nei secondi tempi, ben 6 le marcature negli ultimi 15 minuti di gara, Ferraris al 78esimo e Cangiano all'89esimo nel match interno contro la Torres, Ferraris all'85esimo a Rimini, lo sfortunato autogol di Pacciardi su angolo di Moruzzi al 93esimo nella sfida casalinga con la Pianese, infine 2 volte Brosco, col Carpi all'Adriatico, minuto 80 e nella trasferta di Ferrara 75esimo, appena consegnata agli archivi. Il dato è piuttosto significativo, la squadra corre e lotta sino alla fine, naturalmente con idee e organizzazione. Non meno importanti i cambi che il tecnico ha sempre indovinato, basti pensare a Ferraris che ha portato in dote gol e punti nelle sfide contro Torres, Rimini e Pianese, ma anche a De Marco che dopo il suo ingresso in campo ha sbloccato il punteggio nel match interno con le Carpi, terminato poi 2-1 per i biancazzurri. Appena 2 le reti nei primi 45 minuti di Bentivegna a Terni, 41esimo, e di Edoardo Vergani al Del Duca di Ascoli al minuto 19.